ti stavo seguendo con la bici. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati praticamente alla Samurai Sushi Shop. E ti assicuro che questo posto, oggi mi sono vestito anche di verde e con la canottiera bianco, no, per far vedere il contrasto, che lui utilizza veramente questi verdi, verde speranza, quindi è roba, a mangiare. Posso dirti una cosa, mangiare, prima di staccare? Poi. Mi mancavi. Tu. Allora, amici Street Food Swiss, non sbagli sempre, non fa niente, siamo emozionati, siamo nel cuore. Esatto. Siamo nel cuore pulsante del Samurai Sushi. Ok, che cosa facciamo? Niente, loro ci hanno dato la possibilità di poter entrare per vedere come eseguono alla perfezione, perché dovete anche capire che il sushi non è prendere la pasta, la fai bollire, la scoli, nel senso, è una questione anche di filosofia, il concetto, già dall'inizio, quindi tu vedi che loro stanno preparando il riso ormai cotto al vapore, se non erro, se non mi sbaglio, okay. Perché ciao. Al vapore ti dà quella possibilità di renderlo un pochettino più malmeabile. Malmeabile? Sì, poi mettono uno strato di alga, giusto? Sì. Alga. Allora, aspettate che giriamo così i nostri amici vedano. E stanno creando praticamente un bastoncino di sushi. Di pesce Findus. Di pesce no, pesce Findus assolutamente no, perché qua, come ti dirà dopo Alessandro, che è il proprietario del sushi, che usano solo roba fresca, usano. Siamo qua con Alessandro, il titolare. Ciao Alessandro. Ciao. Voglio dire una cosa, lo giustifico, perché voi amici Street Food Swiss magari lo vedete con gli occhi di minchia, già gli occhiali, oh, che cafone. No, è giustificato perché purtroppo si è fatto male un occhio e sarebbe tipo un film dell'orrore. E quindi l'ho visto prima, è venuto quasi il sushi. Sembrava quasi il sushi sul. Ho avuto tanta sushi. E oggi invece che cosa ci proporrai, Alessandro? Allora, oggi vi proporrò delle nostre chicche che faranno capire un po' anche dall'immagine, dal colore del pesce e tutto il resto, che i nostri prodotti sono veramente eccezionali, quindi avremo un po' di nigiri, un po' di uramaki, un po' di misto, ecco, in modo da vedere ogni singolo dettaglio, ma soprattutto oggi per gli amici di Street Food avremo innanzitutto il granchio reale dell'Alaska. Il granchio reale dell'Alaska! Cioè, il granchio, cioè avete capito? Il granchio reale dell'Alaska. Sei pronto, Chicco? Allora, amici di Street Food, sono arrivate le pietanze, che brutto delle sono pietanze. Sono arrivate i manicaretti. Cioè, ma guarda soltanto. Lo diceva mia nonna il manicaretto. Ma giusto, cioè, ma guarda soltanto la perfezione. Noi stiamo parlando di un sushi fatto da 5 minuti. Ma neanche. Neanche. 30 secondi, poi ce l'ha portato Jennifer. Jennifer è sexy, però. Sì, sì, molto sexy. È molto sexy, Jennifer. Ma adesso io provo il primo. Jennifer? Sì? Come si chiama quello col salmone? Quale? Questo? Quello lì è l'uramaki rainbow con l'uramaki granchio, avocado e avvolto di salmone scottato. Oh. Oh. Cioè, non è un film porno, eh? Allora, siamo di nuovo qua con Ale, voglio fare ancora un paio di domande. Prima di tutto, molto buono, complimenti. Sono molto onorato che vi piaccia. E una domanda, ne parliamo proprio a schietti schietti. Quanto si spende mediamente uno studente che viene a mangiare qua, quello che stiamo mangiando noi? E ci devi lasciare un rene o no, via tranquilli? Tanta domanda. Esatto, no, assolutamente no. Noi, grazie a Dio, abbiamo creato un menù speciale di ben tre vaschette a 27 franchi, compreso di bibite e dolce, e comprende una tartare doppia, un uramaki rainbow da 8 pezzi, più un'altra vaschetta abbondante con wakame, nigiri, uramaki e fotomaki, in modo che uno può mangiare ogni singola cosa con 27 franchi, compreso di dolce e bibita. I dolci sono fatti da noi in casa e la bibita potete scegliere quella che volete, quindi con 27 franchi potete mangiare, però se volete soltanto sgranocchiare qualcosa di veloce, con 15 franchi vi arrangiate bene, perché avrete la vaschetta sempre abbondante con nigiri, uramaki, fotomaki e wakame e una bibita col dolce, quindi anche con 15 franchi si può mangiare con anche con un po' di insalata, con insalata e wakame, esatto. Quindi, io le adoro quelle. Avete capito, ragazzi, che uno pensa che il sushi, che si spende un sacco di soldi, soprattutto qua da noi in Svizzera, che siamo un po' più mangi cari, una pizza, ma una pizza al prosciutto con una Coca-Cola, quindi anche nei costi siamo veramente al top class, quindi per ora il gusto è buono, i costi sono buoni, non rimane altro che invitare i nostri amici a venire a fare un test, e se fanno il nostro nome
ti danno un bacio la Jennifer. Sì. No? Tante, perché siamo tutti collegati con lo smartphone, telefono, tablet, così. E loro cosa ha fatto lui? C'è la possibilità di scaricare l'app per poter ordinare, per poter... Esatto, ti iscrivi. Ti iscrivi e la trovate sull'App Store, giusto? Anche su Samsung. Su Samsung, e l'applicazione come si chiama? Samurai Sushi Shop. Quindi le cose... Samurai Sushi Shop, mettiamo il link sotto, lo vedete qua sotto il link. E... Sì, che adesso non ci sarà, ma lui lo farà. Lo fai apparire. E adesso, in questo istante... Ora! Ok, allora, abbiamo finito, no? Ma io sono soddisfatto, anzi ci hanno trattato come dei principi. Molto bene, molto bene. Ci hanno coccolati e soprattutto non solo coccolati col loro cibo, ma il cibo era buono. Va bene, allora amici di Street Food Swiss, vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Sì? Su questo canale, si può dire? Sì, c'ho ancora un'alga fra i mezzi denti. Che schifo. Ciao, alla prossima, ciao a tutti. Ciao.